fallito, il primo tentativo se ne riprova un altro nel pomeriggio. Nuovi incontri, si inizia con il centrodestra unito, poi 5 Stelle. Il presidente del Senato Casellati vuole adempiere fino in fondo il compito affidato dal capo dello Stato di trovare una maggioranza di governo tra centrodestra e 5 Stelle. Ma nessuno si fa illusioni, la strada è bloccata con Di Maio che ribadisce il no a Berlusconi e chiede a Salvini di decidere entro domani. Deve fare una scelta, ma il tempo è veramente poco e quindi mi aspetto una risposta definitiva entro questa settimana. Grazie mille. Da parte sua il Cavaliere non fa alcun passo indietro e accusa i 5 Stelle di non volere un governo. Non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno, quindi i veti sono venuti a noi dai 5 Stelle, dai protagonisti dei 5 Stelle. Con molte probabilità non ci sarà accordo e la palla torna domani a capo dello Stato, pronto a dare entro un paio di giorni un nuovo incarico per trovare altre maggioranze di governo come quella tra 5 Stelle e PD, compito che verrebbe assegnato al presidente della Camera Fico. Nel mezzo però ci sarà il voto domenica per le regionali in Molise e poi la settimana prossima quelle in Friuli Venezia Giulia, che tiene i leader politici impegnati anche nei comizi elettorali.